ho incontrato un signore che lo convenuto a salutare, era un signore molto anziano, con la barba bianca e il bastone, e mi ha detto: io la seguo sin da quando ero bambino. Futuro remoto compie 30 anni. Il Festival Napoletano della Divulgazione Scientifica si svolge dal 7 al 10 ottobre in Piazza del Plebiscito, sul tema del costruire. Laboratori, conferenze, esperimenti, eventi all'aperto, lezioni in piazza e un caffè scientifico per stimolare negli adulti e nei ragazzi la passione per la scienza. 30 anni, tra l'altro Futuro Remoto è stato il primo evento di diffusione scientifica in Europa, questo non tutti lo sanno, noi abbiamo iniziato addirittura prima del Festival di Edimburgo, quindi Napoli ha anche un bel primato da questo punto di vista. Credo che in questi 30 anni, anche con la storia di Città della Scienza, Futuro Remoto sia stato comunque uno dei primi momenti per tanti bambini, tanti giovani, tante persone che poi magari hanno intrapreso una carriera nella scienza, nella tecnologia, sia stato anche un primo momento di incontro con questo mondo. L'evento è stato presentato a Città della Scienza alla presenza di oltre 2000 persone. Grandi applausi per Piero Angela, che ha tenuto un discorso sul valore etico della conoscenza, mentre il fisico Roberto Battiston ha illustrato la prossima missione spaziale alla scoperta di Marte e del suo sottosuolo. Attualmente non ci sono tracce di vita su Marte perché l'atmosfera non protegge quel pianeta, non mantiene l'acqua che una volta c'era in condizioni liquide, è veramente un deserto inospitale. Era il professor Giordano Torato di Francia, il quale spesso diceva, io ho ripreso questa frase, è vero che bisogna fare delle tecnologie a misura d'uomo, ma è ora di fare degli uomini a misura di tecnologia. Futuro Remoto è organizzato da Città della Scienza in collaborazione con l'Università Federico II, la Regione Campania, il Comune di Napoli ed il MIUR. La piazza principale di Napoli, aperta a Futuro Remoto, quindi alla creatività, all'innovazione, ai giovani, all'impresa, alla fantasia. Il programma completo delle iniziative su www.cittadellascienza.it.